Andiamo con le pagelle di Atalanta-Fiorentina partendo da Terracciano che prende 5,5, un portiere che prende 5 gol non può essere sicuramente sufficiente, degli episodi sicuramente forse sul primo tiro di Coop Miners dell'1-0 poteva far di più. Dodò è una partita ordinata, ha fatto la sua gara senza troppi errori anche con un paio di buoni disimpegni. Milenkovic 4,5, la sua espulsione rovina la partita e la qualificazione della Fiorentina, episodio clamorosamente decisivo ma in negativo. Ranieri 5,5, sbaglia anche lui il posizionamento sul secondo gol dell'Atalanta in occasione dell'espulsione di Milenkovic e poi anche sul terzo non è immune da colpe. Per quanto riguarda Biraghi, il voto è frutto insomma sì di alcuni errori in fase difensiva ma anche del cross che origina il gol di quarta dell'illusione, quindi voto 6. A centrocampo tradisce Rolando Mandragora 5, entra praticamente nei primi due gol prima non accompagnando il pallone che poi viene spedito a Coop Miners che segna poi lasciando spazio a Scamacca, giornata decisamente no. L'altro centrocampista Bonaventura invece incanta, quindi per Mandragora 5, Bonaventura 6,5, primo tempo fatto veramente molto molto bene, cala poi alla distanza. Per quanto riguarda i trequartisti, Nico Gonzalez 5,5, si era lecito aspettarsi una partita diversa, un tiro in avvio, l'episodio sospetto di rigore ma poi poco altro. 5,5 anche a Beltram, una buona giocata, poi un altro colpo subito in occasione del gol annullato all'Atalanta lo condiziona, esce sull'altare tattico nel secondo tempo. Kwame 5,5, è vero che prende la punizione da cui nasce il gol di quarto, è vero che chiude a centravanti quando la Fiorentina rimane in 10 ma da esterno compiccia veramente veramente poco. 5,5 anche a Gallo Velotti, impegna Cannesecchi in una bella parata ma poi non combina altro, gioca una vistosa fasciatura ma incide poco. Subentranti diamo 6,5 a quarta per il gol e 5,5 a Duncan che non ripulisce i palloni giusti. Senza voto Comuzzo, Caiode e Iconè, 5 a Vincenzo Italiano perché il gol preso in maniera decisiva, ancora una volta situazione di fallo laterale a favore al 95esimo e la fotografia di quello non ha funzionato nei suoi 3 anni alla Fiorentina.